in questo numero di Motori Magazine. Lancia Y Cassina, il fascino si rinnova. Abarth, una versione speciale della 695 per festeggiare i 75 anni. Sostenibilità e design innovativo. Arriva Citroën IC3. Comfort, attenzione ai dettagli, design ricercato. La nuova Lancia Y Cassina è la prima berlina del segmento B-Premium del gruppo Stellantis. Nella sua versione full electric, questa limited edition è dotata di una power unit da 156 cavalli e una batteria da 51 kWh con un'autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato. Con una ricarica rapida si può passare dal 20 all'80% in 24 minuti o arrivare a 100 km in meno di 10 minuti. Il consumo è compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km. Nell'interfaccia virtuale Sound & Light Augmentation sono concentrate le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione per consentire a guidatore e passeggero di adattare l'ambiente intorno con un click. Disponibile è anche il sistema di accesso e di avvio senza chiave, mentre quello di ausilio al parcheggio è dotato di telecamere con visuale a 180 gradi, sensori anteriori e posteriori per facilitare le manovre e doppio schermo. La vettura è l'unica del segmento equipaggiata con guida autonoma di livello 2. Grazie all'Adaptive Cruise Control e al Lane Centering si possono regolare velocità di crociera e traiettoria. La guida autonoma di livello 2, attivabile tra i 30 e i 150 km/h, include il Traffic Jam Assist con funzione Stop and Go, che in caso di arresto nel traffico garantisce la ripartenza in autonomia. Per gli arredi interni è stato usato un panno Lancia modificato. I sedili hanno la seduta e gli schienali in velluto riciclato blu, mentre tutto il resto in PVC, anche questo riciclato. La stessa tonalità blu viene inoltre ripresa sulla dashboard e sugli inserti dei pannelli delle porte e della plancia. Un traguardo importante. Per festeggiare i suoi 75 anni, Abarth presenta una versione speciale della 695, disponibile in soli 1368 esemplari per rendere omaggio al suo motore 1400 TJ. Un propulsore da 1368 cm3 sovralimentato con un turbocompressore Garrett eroga 180 cavalli di potenza e una coppia di 250 Nm a 3000 giri al minuto. La velocità massima è di 225 km/h con un'accelerazione da 0 a 100 in 6,7 secondi. Lo scarico è caratterizzato dal record Monza con valvola attiva. Questa versione speciale è inoltre dotata di ammortizzatori CONI FSD su entrambi gli assi e presenta una livrea unica con un logo dedicato. L'esterno cattura immediatamente l'attenzione. Per la prima volta uno scorpione dorato ricopre il tetto e spicca sulla livrea Total Black. Il modello è stato arricchito da veti oscurati, loghi Abarth dorati su entrambi i lati e gli sticker esclusivi del 75esimo anniversario a forma di testa di pistone. In aggiunta, cerchi in lega dorati da 17 pollici e un impianto frenante ad alte prestazioni, con dischi ventilati e forati, con pinze Brembo nere in alluminio. All'interno spiccano la plancia in alcantara nera e i nuovi sedili in carbonio Sabelt. L'equipaggiamento comprende una radio DAB da 7 pollici, un display digitale TFT da 7 pollici e la connettività CarPlay e Android Auto, oltre al climatizzatore automatico, sistemi audio Beats e di navigazione. Sostenibilità e design innovativo. Citroën presenta così la sua nuova IC3 100% elettrica. Il motore è composto da un pacco batterie da 44 kWh che garantisce un'autonomia di guida fino a 320 km, che in ciclo urbano arrivano a 440. Con la corrente continua da 100 kWh, per passare dal 20 all'80% di carica, ci vogliono 26 minuti, 2 ore e 50 se disponiamo di una potenza alternata di 11 kWh. Il motore da 113 cavalli e il cambio automatico consentono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi. La velocità massima è di 135 km/h. Tra le dotazioni tecnologiche spiccano gli ammortizzatori con smorzamento idraulici progressivi.
ma anche un tablet touchscreen da 10,25 pollici, la ricarica wireless per smartphone, sedili Citroen Advanced Comfort, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e sbrinabili, sedile posteriore frazionato, luci posteriori a LED, climatizzatore automatico e telecamera di retromarcia. Sono 13 dispositivi di assistenza alla guida, tra questi il sistema di frenata d'emergenza, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, avviso di superamento della corsia, limitatore di velocità, riconoscimento dei segnali di velocità, driver alert, airbag frontali, airbag laterali anteriori, airbag a tendina, fari anabbaglianti automatici.